Storie di Motoestate, siamo con Nicolò Lisci. Nicolò è un ragazzo sardo con tanta passione per il motociclismo, ma soprattutto un ragazzo che è riuscito, forse anche per lui inaspettatamente, a realizzare il suo sogno. Eh sì, dai, siamo partiti quest'anno con l'idea di fare il Motoestate. Visti i bei risultati che abbiamo fatto quest'anno, abbiamo fatto una wildcard al Mondiale Superbike nella Supersport 300. Ecco, una wildcard al Mondiale Supersport dove tu hai ben figurato, tant'è vero che si vocifera che non sarà l'unica esperienza. No, la prossima settimana dovrei andare a Jerez per fare gli ultimi due round, che sono appunto Jerez, e poi la settimana dopo fare Portimão in Portogallo, e poi il prossimo anno si spera di fare tutto il mondiale, ecco. Ma cosa significa arrivare in questa prima stagione con papà, il furgone, caricarlo? Ne abbiamo parlato qualche gara fa, e arrivare in un paddock appunto dove ancora si lavora a pane e salame e essere catapultati improvvisamente in questo circo così importante come il mondiale. Beh, allora, senz'altro qua ci sentiamo più a casa, molto più amici, molta più famiglia, ecco. Invece là inizia già ad essere un punto in cui non è solo divertimento, ma inizia ad essere un vero e proprio lavoro. Quindi il Motoestate è un paddock da paura, perché ci si diverte sempre. Però il paddock del mondiale ti insegna davvero a capire quello che devi fare sulla moto, a capire tutto, per se un giorno dovesse diventare magari un tuo prossimo lavoro fare il pilota, ecco. Però il paddock del Motoestate per ora non si batte. Ecco, Nicolò Lisci si augura di diventare pilota professionista, ma qualcosa del professionista ha già preso. Ha imparato a stare davanti alla telecamera, ma soprattutto ha imparato a comunicare con i suoi tecnici. Sì, è stato molto importante quest'anno, in quanto mi ha seguito sempre, oltre che mio papà, che ringrazio, anche Max Ferrari, che mi ha davvero dato una grossa mano per quanto riguarda stile di guida, come metodo di lavoro, Jonathan Latier di Bitubo e anche Gigi di LSD mi hanno dato davvero una grossa mano per fare i risultati che ho fatto quest'anno, quindi è anche merito loro. Anche tu ti sei trovato al via della prima gara a guardarti in parte e vedere un nome importante come quello di Bradley Smith. Eh sì, all'inizio vedere Bradley Smith in classifica ho detto ma non può essere lui, poi invece quando te lo trovi nelle libere ti accorgi che quello che è lui è un altro, proprio uno scalino che bisogna capire ancora come fare, però non è impossibile, ma si spera ad ogni curva di seguirlo il più possibile, perché c'è solo da apprendere da un pilota del genere, è fortissimo. Ecco, concludiamo questa nostra breve intervista parlando di quelle che sono le tue aspirazioni per questa doppia gara che devi affrontare del mondiale appunto in terra iberica. La prima gara hai rotto il ghiaccio, l'emozione è stata tanta e adesso si pensa a... Beh, adesso non nego che l'obiettivo principale sarebbe la zona punti, è un po' troppo le aspettative, però bisogna crederci, altrimenti non si va da nessuna parte. L'obiettivo è stare il più avanti possibile, divertirsi, fare esperienza in vista del prossimo anno, però se il risultato viene sono ancora più felice, ecco.